ricostruire i capelli in modo veloce, semplice e anche economico, con dei risultati fantastici, è veramente una chicca e lo vedrai in questo video. Ciao, sono Mirko Alunno e sono fondatore del programma Trasforma la tua passione in un lavoro appassionante. E appunto in questo video voglio farti vedere e voglio spiegarti questa chicca, come appunto andare a ricostruire i capelli in modo totalmente naturale utilizzando l'olio di jojoba e l'olio di mandorla. In questo video vedrai una serie di prodotti dell'azienda italiana naturalmente e ti spiegherò appunto cosa sono, ti farò vedere proprio un procedimento logico e facile per eseguirlo. Tutti i prodotti che utilizzerò in questo video li potrai trovare nella descrizione di questo video e lì troverai tutte le informazioni se ti interesserà appunto andare a vedere cosa sono questi prodotti. E prima di iniziare il video pratico ti consiglio di iscriverti al canale e cliccare sulla campanella, perché solo in questo modo posso tenerti sempre aggiornata. Ora andiamo direttamente al video. Il protocollo prevede l'utilizzo di jojoba e mandorla, e questo perché il jojoba, che è molto idratante, contiene esteri cerosi, vitamina E, B e zinco, rame, iodio e toloferoli, acidi in alta concentrazione, appunto è veramente molto idratante. Diversamente l'olio di mandorla è un nutriente, infatti contiene vitamina A, B, aminoacidi e glucidi, zuccheri e carboidrati, e appunto è estremamente nutriente. Bene, questo è lo schema di applicazione e vedrai appunto che oltre all'olio di jojoba e olio di mandorla vedrai anche dei shampoo che appunto li potrai trovare, shampoo e condizionatori che li potrai trovare nella descrizione di questo video e anche appunto gli oli che utilizziamo. Allora, per 2 settimane dovrai fare l'olio di jojoba e per 1 settimana dovrai fare l'olio di mandorla. E nella prima settimana jojoba, seconda settimana appunto jojoba, terza settimana mandorla. È importante che tu faccia prima il jojoba perché è fondamentale prima un'idratazione affinché l'olio di mandorla, che è un nutriente, faccia veramente il suo effetto. Quindi facciamo la prima settimana olio di jojoba e una volta fatto l'applicazione che vedrai, quando utilizziamo uno shampoo facciamo uno shampoo rosmarino e lavanda. Il secondo shampoo appunto utilizzeremo un finocchio geranio, che è un idratante, invece nel caso del rosmarino e lavanda è un pulitore di fondo, è un dermopurificante e un satinizzante. E dopo il condizionatore deep hydrating, che sarebbe un idratante. E questo lo facciamo per 2 volte, ma poi vedrai in pratica come farlo. Invece quando facciamo l'olio di mandorla, ovviamente la prima applicazione lo farai con olio di mandorla, poi quando si andrà a risciacquare utilizzeremo sempre shampoo rosmarino e lavanda, dermopurificante e satinizzante, e poi faremo lo shampoo aloe sandalo, che sarebbe diciamo della famiglia dei nutrienti, e come condizionatore appunto solution pack, che sarebbe un concentrato di aloe sandalo, è veramente un grande nutriente. Bene, come puoi vedere i capelli di questa ragazza sono un pochino sensibilizzati, lunghezze punte sono appunto opache e diciamo che è una struttura un po' difficile anche da pettinare. Una volta divisa la capigliatura in 4 sezioni, iniziamo con delle piccole ciocche partendo dalla parte posteriore e in questo caso ti consiglio di utilizzare all'incirca 70-80 grammi di olio. In questo caso come prima applicazione, come ti ho già anticipato, con olio di jojoba, e per le altre 2 volte lo rifarai un'altra volta con l'olio di jojoba e poi olio di mandorla. E come vedi non c'è bisogno che applichi l'olio anche in cute, non perché possa dare fastidio, ma perché semplicemente non c'è bisogno. Quindi lunghezze punte, pettini e poi fai dei torsion. Teniamo in posa per circa 20 minuti. Bene, semplicemente dopo 20 minuti possiamo iniziare a rimuovere l'olio. Ecco, questa fase è la fase più delicata, molto semplice, ma dovrai
attenerti a quello che ti dico, cioè dovrai non mettere l'acqua prima dello shampoo, bensì dovrai mettere direttamente lo shampoo sui capelli oliati e iniziarlo a massaggiare. Solo dopo che i capelli sono ben impregnati di shampoo potrai aggiungere un po' di acqua alla volta e iniziare a fare la normale schiuma e il normale shampoo. Questo ti assicura che riesci a togliere bene lo shampoo dai capelli. Se fai il contrario, l'acqua fungerà da scudo e sarà più difficile togliere l'olio. Ora, in caso che fai il trattamento di jojoba, che sarebbe idratante, dovrai fare il primo shampoo rosmarino lavanda, appunto dell'azienda naturalmente, e il secondo shampoo uno shampoo idratante, finocchio e geranio. Nel caso invece del trattamento a base di mandorla, dovrai fare sempre il primo shampoo rosmarino lavanda e come secondo shampoo utilizzare un aloe sandalo, perché è un nutriente. Dopo che hai sciacquato lo shampoo, dovrai trattare i capelli con un condizionatore, possibilmente utilizzando un vaporizzatore con ozono. E nel caso del trattamento idratante a base di jojoba, dovrai utilizzare un condizionatore idratante. In questo caso noi abbiamo utilizzato un deep hydrating. Se invece hai fatto il trattamento a base di olio di mandorla, quindi un nutriente, avrai bisogno di un condizionatore nutriente. In questo caso noi abbiamo utilizzato un solution pack, che sarebbe a base di aloe sandalo e appunto è un nutriente. Benissimo, ecco. Ora puoi vedere veramente la differenza da come erano i capelli inizialmente e come sono adesso. Sono veramente, ma veramente morbidi e particolarmente lucidi. La lucentezza è sinonimo di integrità, quindi il risultato è veramente fantastico. Questo qui, se lo farai prima dell'estate, ti assicurerai che il sole non rovini particolarmente i capelli, ma se la prenderà con il trattamento che hai fatto, e alla fine dell'estate, beh, è veramente un tocca sana per ricostruire i capelli. E comunque, ogni volta che tu dovrai fare dei trattamenti chimici, beh, ti consiglio di farlo sempre prima di ogni trattamento. Bene, come visto, semplice, veloce e il risultato è fantastico. E vedrai poi anche nella descrizione di questo video che sarà veramente molto economico. Bene, dimmi cosa ti è piaciuto di più di questo video e se hai delle domande scrivile pure qui sotto e sarò molto felice di risponderti. E in più ti consiglio di iscriverti appunto al canale e cliccare sulla campanella, perché è l'unico modo per poterti tenere sempre aggiornata. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!